I City Angels, con l'arrivo delle temperature più rigide di questi giorni, entrano nel pieno della loro attività, che prosegue comunque 365 giorni l'anno. La città di Milano, grazie all'associazione e alle molte realtà che lavorano dalla parte degli ultimi, riuscirà quest'inverno ad offrire un letto al caldo a tutti o quasi gli homeless di Milano, che sono oltre 2000. Quando le temperature diventano polari, come hanno iniziato a fare in questi giorni, noi siamo ancora più presenti sul territorio e anche per aiutare i senza tetto nei centri d'accoglienza. A Milano abbiamo due centri d'accoglienza, uno da 90 posti in via Pollini, l'altro da 10 posti in via Esterle. Ospitiamo 80 uomini e 20 donne senza fissa dimora, quindi aiutiamo i clochard sia sulla strada, dandogli cibo, coperte, vestiti, tè caldo, sacchi a pelo e un sorriso, che anche cercando di portarli via dalla strada e portarli nei centri d'accoglienza, e poi in questi centri che noi gestiamo possono mangiare, dormire, facciamo anche dei corsi di formazione per loro, hanno assistenza medica, assistenza legale, tutto quello che gli serve, insomma. Questo per il periodo dell'emergenza freddo, che convenzionalmente prosegue fino al 31 marzo. E poi voglio aggiungere che a partire da settimana prossima a Milano avremo, fino anche qui al 31 marzo, la Casa degli Angeli, che è un autobus di 12 metri che ATM, l'azienda dei trasporti, ci mette a disposizione per andare in cerca di senza tetto, farli salire, farli stare al caldo, aiutarli e poi, se loro accettano, portarli in un posto dove possano dormire. Adesso che fa freddo, il Comune di Milano ha moltiplicato i posti letto. Si calcola che siano dai 2.000 ai 3.000 i clochard a Milano. Quantificarli esattamente è molto difficile, perché è un numero che cambia di giorno in giorno. I posti letto d'inverno più o meno coprono quell'esigenza, addirittura è capitato anche negli inverni passati, pure quando la temperatura scende sotto gli 0 gradi, e ci sono posti liberi, ci sono ancora senza tetto per strada, i cosiddetti irriducibili, che proprio non ne vogliono sapere di andare in un centro d'accoglienza, e noi cerchiamo comunque di mandarci. L'obiettivo è di non lasciare in strada nessuno, ma di offrire un po' di calore a tutti quelli che si trovano a vivere in mezzo ad una strada, e il lavoro dei City Angels è continuo, considerata anche la fragilità psicologica, oltre che sociale, di chi non ha più niente.